doppio onore agli anziani e apostoli della casa di Israele, in inglese gli uomini della Great Millstone, GMS, che sono coloro che ci pasciano, coloro che insegnano l'unica vera interpretazione della Bibbia e insegnano la sana dottrina. Sono gli uomini che Yahweh Bashem, Yahweh Shai si è scelto per istruire e pasciare le sue pecore, il popolo di Israele, gli eletti e l'un terzo della casa di Israele. Che saluto, saluto gli eletti che sono dispersi oggi in tutti i quattro punti della terra, coloro che appartengono alle 12 tribù, il vero popolo di Israele, che sono i così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America, che secondo il Deuteronomio 28 sono coloro che stiamo subendo la maledizione per esserci prostituiti alle altre divinità, per esserci prostituiti alle divinità, ai dei, agli idoli creati dall'uomo, tra l'altro, perché uno solo è il vero, è il vivente ed è l'onnipotente, Yahweh, dall'antico ebraico significa colui che è o colui che esiste, così come si è presentato a Mosè. L'unico vivente il quale si è scelto il popolo di Israele per rivelare la verità affinché possiamo servirlo e ubbidirgli come ci ha comandato. E quindi portiamo testimonianza attraverso questi video in tutto il mondo, suscitando, fortificando lo spirito dei fratelli che sono in questa verità e coloro che hanno ricevuto questa parola di verità con gioia, coloro che hanno ricevuto e accettato il Signore, Yahweh Shai, il figlio unigenito del Padre, colui che è stato mandato per salvare il popolo di Israele, colui che ci è stato mandato 2000 anni fa circa per portarci la luce, per portarci lo Spirito Santo, la Ruach HaKodesh, per portarci la conoscenza, Kan. E quindi è per questo noi portiamo testimonianza del nostro Signore Yahweh Shai, portiamo a che a nostra volta portiamo testimonianza dell'Altissimo, che Yahweh Shai è venuto a portare testimonianza del Padre, e noi portiamo testimonianza di Yahweh Shai, quindi è una comunione che noi abbiamo, come ci dice anche il libro dei Corinzi, dove ci spiega il rango. Non volevo andare troppo fuori da questa piccola lezione che volevo portare, che riguardava la prostituzione che c'è stata nel nostro popolo. E nel libro dei Corinzi, al capitolo 11, versetto 3, dice Paolo: voglio però che sappiate che ogni uomo che Di ogni uomo il capo è la Mashiach, è il Messia, e a capo della donna è l'uomo, e a capo del Mashiach è Yahweh Bashem, Yahweh Shai, è il Padre. Quindi diciamo che ecco è l'ordine naturale, della creazione. Altissimo, suo figlio, nostro Salvatore. Poi ci siamo noi, quindi portiamo questa testimonianza. E niente, comunque nella lezione di oggi volevo portare che cosa significa la prostituzione, cioè che cosa, prima di tutto far capire perché oggi il popolo di Israele si trova in questa situazione e condizione che siamo gli ultimi della società, siamo gli oppressi della società, siamo i denigrati, presi in giro, quelli che soffrono perché siamo stati maledetti giustamente, meritatamente,
perché siamo stati avvisati di non andare dietro a ciò che non è Yahweh Bashem Yahweh Shah, ciò che non appartiene al Padre. Il Padre ci ha dato dei comandamenti, ci ha dato un'istruzione, delle leggi, una sapienza e conoscenza che possiamo trovare attraverso le leggi, perché le leggi sono proprio una fonte per noi di conoscenza e comportamento su come servire e obbedire al Padre. E quindi siamo venuti meno, abbiamo disubbidito a questi comandamenti, ci siamo allontanati dal Padre e meritatamente siamo finiti in questa condizione che siamo oggi. Soprattutto il peccato più grande, la disubbidienza più grande che abbiamo commesso è stata proprio quella là di andare a prostrarci e a venerare e ad adorare ciò che è stato fatto dalle mani dell'uomo, cioè immagini e statue, perché come ci ricorda il secondo comandamento, che oggi le chiese non insegnano, anzi le chiese oggi hanno eliminato questo comandamento, ma sulle sacre Bibbie c'è, sulla scrittura questo comandamento c'è, la chiesa invece l'ha eliminato e ha sdoppiato l'ultimo comandamento, cioè dei 10 comandamenti sto parlando, i 10 comandamenti, il 10° comandamento è non desiderare cosa alcuna al tuo prossimo, l'hanno fatto diventare 2 comandamenti con non desiderare donna d'altri, non desiderare le cose d'altri, e hanno tolto il secondo comandamento, quello là che oggi, ancora oggi, il popolo di Israele, perché come dice la scrittura, il Padre agli altri popoli, poi magari ve lo tiro fuori, si trova nel libro del Deuteronomio, agli altri popoli ha dato altre cose da cui adorare, ma al popolo di Israele si è fatto conoscere lui, e quindi ad oggi il popolo di Israele sta commettendo questo abominio, cioè che sta ancora adorando e venerando e pregando a cose inanimate, che sono le statue, che sono le immagini, che sono i crocifissi, che sono tutto quello che viene dalla mano d'uomo. Tutto quello è un abominio, perché come ci dice il secondo comandamento, Esodo capitolo 20 versetto 4, ci dice: non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, ok? Quindi, visto che il nostro Signore, il Figlio dell'Altissimo Yahweh Shai, si trova nel cielo, non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, ok? Né di ciò che è nelle acque, né di ciò che è sotto le acque, proprio per farci anche completamente come non venerare animali o qualsiasi essere vivente che c'è sulla terra, prima di tutto di ciò che è in cielo, ma a continuare di ciò che è sulla terra. Non ti prosterai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, sono il tuo potere, tuo Dio, un Dio geloso che punisce la colpa dei padri fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a 1000 generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Ok, questo è un comandamento, è il comandamento, secondo comandamento, che oggi è il comandamento che oggi ha, per ignoranza e non conoscenza, moltissimi figli di Israele. Moltissimi figli di Israele stanno commettendo questo abominio, andando dietro alle Madonne, andando dietro ai Santi, andando dietro a crocifissi, andando dietro a ciò che è fatto da mano d'uomo, ciò che la mano d'uomo vuole rappresentare il cielo. Quando mi viene in mente, c'è un versetto nella Sapienza di Salomone che si trova qua nel capitolo 9, versetto 16, che dice: a stento ci raffiguriamo le cose terrestri e scopriamo con fatica quelle a portata di mano. Ma chi può rintracciare le cose del cielo? Cioè,
Chi ha conosciuto il tuo pensiero se non gli hai concesso la sapienza? Ok, questo è un altro, il versetto è questo qua. A stento, ecco, a stento raffiguriamo ciò che è in terra. Come quindi possiamo raffigurare ciò che è in cielo? Capite? Quindi di non, che è assurdo, cioè proprio è per appoggiare questo comandamento, il fatto di non farsi nessuna immagine, nessun idolo, perché poi come va a capitare nasce la prostituzione, che sarebbe, ecco, andare dietro ad altri, dei. Se non mi sbaglio c'è anche il libro di Amos, no di Amos, di Osea, c'è il libro di Osea che è proprio una similitudine che racconta quando, vi faccio questa parafrasi veloce. Praticamente il libro di Osea, il padre dice vicino a Osea di trovarsi una prostituta e di generare dei figli da questa prostituta. Poi questa prostituta praticamente lo andrà a tradire con altri uomini e Osea soffre molto di questo. E il padre gli dice: ecco, è la stessa cosa che io provo nei confronti dei figli di Israele. I figli di Israele quando si vanno a prostituire con altre divinità che sono fatte dall'uomo. Questo è lo stesso dispiacere, rabbia, tristezza, stesso male interiore che facciamo provare noi al Padre nostro, che lo irritiamo a gelosia, come ha detto il comandamento, sono un Dio geloso. E quindi il fatto che noi andiamo dietro a queste Madonnine, a questi santarelli, a queste cagate di divinità, queste cagate che andiamo a pregare, questi qua che ci fanno da intercessione per il Signore, no. Come dice la scrittura, uno solo è il Padre, ve lo prendo, si trova nel libro o Tito, Timoteo. Sì, Primo Timoteo. Al capitolo 2, versetto 5, però voglio prendervi la versione più corretta perché quella là è la versione interconfessionale. Prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 5, ci dice: uno solo, infatti, è Yahweh Hashem, Yahweh Shai, è Dio. Uno solo, infatti, è Dio, che è Yahweh Hashem, Yahweh Shai. E uno solo è il mediatore fra Yahweh Hashem, Yahweh Shai e l'uomo, cioè l'uomo, cioè la Mashiach Yahweh Shai. Ok? Quindi non, la scrittura parla chiaro: l'unico mediatore che c'è tra noi è il Padre, è suo Figlio, nostro Signore e Salvatore, Yahweh Shai, che il mondo ignorantemente chiama Gesù Cristo con nomi greci, nomi abominevoli, e che conosce con l'immagine di Cesare Borgia, il dipinto di Leonardo da Vinci. L'immagine come è descritta nella Bibbia è descritta a negro. Il Signore, quando è venuto sulla terra, è venuto nella tribù di Giuda, è il popolo di Israele, dal tribù di Giuda, è un israelita, israelita, tribù di Giuda, colore scuro, colore nero, così è descritto anche nell'Apocalisse, capitolo 1, versetto 13, andatelo a leggere. E comunque, siccome, faccio ecco questa parentesi qua, colore del nostro Signore scuro, è il nome, non è un nome che viene dal greco, ma è ebraico ed è il Salvatore, cioè Yahweh Shai. Quello è il nostro unico mediatore che ci fa, che ci permette di riunirci al Padre, che ci permette di conoscere il Padre, che ad oggi sulla terra il mondo non conosce, non conosce, cioè gli israeliti non conoscono il loro Signore. Mi viene in mente un altro, mi viene in mente Isaia. Come proprio inizia il libro di Isaia. Isaia al capitolo 1 dice, al capitolo 1 versetto 3 dice: il bue conosce il proprietario e l'asino la greppina del suo padrone, ma Israele non conosce e il mio popolo non comprende. Questo per farci capire che
oggi nessuno conosce il padre perché non conosce nemmeno il figlio, perché conoscono come figlio un bianco con i capelli lunghi che è il ritratto di Cesare Borgia. Lo conoscono con immagini diverse, conoscono con un nome greco che non significa nulla, perché Gesù, Jesus, non significa nulla, e quindi non possono conoscere il padre e automaticamente vanno a prostituirsi. Come dice qui nel Libro della Sapienza, capitolo 14, versetto 12, dice: l'invenzione degli idoli fu l'inizio della prostituzione, la loro scoperta portò la corruzione nella vita. E questo proprio, l'invenzione di questi idoli, l'invenzione di questi idoli che vengono dall'ellenismo greco, religione greca, romane. Questo è perché dovete sapere che il cristianesimo è una religione pagana, il cristianesimo è una fusione tra la nostra verità, ma corrotta e modificata, tra la verità del padre e del figlio, ma cioè praticamente il cristianesimo è una religione pagana abominevole che ha usato il padre e il figlio come figure per ingannare il mondo intero, ma non conoscono il nome del padre, non conoscono il nome del figlio, e non gli è stato dato, non gli è stata data lo spirito della sapienza per intendere la Sacra Scrittura. Per questo oggi che c'è tanta, tanta confusione nel mondo a livello spirituale, a livello religioso. È l'unica via d'uscita da questa confusione, dalle catene di questo mondo, dall'ignoranza, dalle tenebre di questo mondo, è Yahawashah, è la luce che è venuta nel mondo 2000 anni fa, che è venuta a portarci testimonianza del Padre. Lui è l'unica uscita, quindi portiamo testimonianza fino al suo ritorno, fino al giorno della nostra morte del Signore. Portiamo la testimonianza del nostro Salvatore, colui che ci ha salvato, cambiato la vita, colui che per il quale per mezzo di lui preghiamo e ringraziamo Yahweh Bashem, Yahweh Shai, per averci portato in questa verità, per averci scelti per conoscere la verità. Kalalal Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Bashem Rukak Dash. E quindi voglio ricordare, ecco, a chi... perché questo è un ricordare, non è proprio un vero e proprio insegnare da capo, perché il nostro spirito già conosce queste cose, ma dobbiamo leggerle per ricordarci, perché come ci insegnava anche Yahawashah, vi ricorderò, ve lo vado a prendere, va, che se no, che questo è importante, che si trova nel libro di... Giovanni o Luca, non voglio perdere il segno qui, vi ricorderò. Non mi ricordo qual è il versetto, che lo penso sempre questo versetto. Prendiamolo velocemente. Sallachia, stiamo a vedere se lo trovo in Luca. Semplice, ho sempre avuto sotto occhio.
Vabbè, non ci perdiamo, ma comunque il versetto che ci dice è che Hawashai, attraverso lo spirito che ci avrebbe mandato, dopo che sarebbe tornato al Padre, ci avrebbe ricordato tutto ciò che già sapevamo, ci avrebbe ricordato, ecco. Credo che si trovi in Giovanni. Eccolo qua, capitolo 14. Capitolo 14, versetto 26 dice: Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Amman. Questo è Giovanni, capitolo 14, versetto 26. Questo è perché ci ricorda gli insegnamenti del Salvatore, gli insegnamenti della vita e dell'albero della vita, perché Yahawashai è l'albero della vita. E quindi capita su questo video e che non ha ancora ricevuto questa verità, sappia che negli idoli, nelle statue, immagini, e invenzioni dell'uomo trova la morte, che come dice qui nel libro della Sapienza, al capitolo 14, versetto 27, dice: L'adorazione di idoli senza nome è principio, causa e fine di ogni male. Quindi a questo porta a adorare gli idoli, proprio a essere stolti, a proprio essere dei malvagi, a essere malvagi. E quindi, ed è questo il motivo, volevo fare questa lezione perché volevo spiegare il motivo per il quale oggi ci troviamo in questa condizione qua, ci troviamo ad aver subito questa maledizione da parte del Padre, ripeto, meritata, perché ci siamo prostituiti. Siamo andati a pregare, adorare, a chiedere a statuine, immagini. Siamo andati a venerare ciò che non è Yahweh Bashem Yahawashai, ciò che non è il Padre nel nome del Figlio, cioè ciò che non è vero, ciò che non è vivo. Siamo andati a venerare, ad adorare, a pregare ciò che non è vivo. Quindi è per questo che bisogna pentirsi di questo, bisogna subito, immediatamente liberare casa, la nostra casa, da tutte questa abominazione che fa irritare il Padre nostro. Ecco perché se temete, amate, rispettate il Padre, via 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 tutte qualsiasi immagini e statuette che possano ritrarre cose altissime del cielo, il quale il secondo comandamento ci vieta. Beh, con questo io non volevo essere tanto lungo, ci tenevo solo a ricordare a chi prima di tutto volevo portare testimonianza agli Achiam e Wa'akwat che sono nel mondo, per dire, per portare spirito, testimonianza, spirito. Volevo salutarli, portato questa piccola lezione per stare lontani dagli idoli e dall'idolatria che sono in abominazione al Padre Creatore Onnipotente, l'unico vivente, Yahweh Bashem Yahawashai. Quindi saluto, voglio dare tutta la gloria, potere,
adorazione, ringraziare il Padre Yahweh, Baha Hashem Yahweh Shai, Baha Hashem Rukak Dash. Saluto gli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per averci insegnato questa verità. E Shalom a tutti gli Akiam, Wa Akwat, Bani Amiasharala, eletti della casa di Israele. Shalom.